benvenuti al primo appuntamento con Salva Diritti Replay. Oggi rivedremo insieme tutti i servizi, i sondaggi, gli approfondimenti richiesti da voi che vi hanno più interessato, che sono andati in onda nella prima edizione di Salva Diritti. Mettetevi comodi! A volte anche pagare una bolletta o comprare un frigorifero, insomma le normali attività della vita quotidiana, possono trasformarsi in problemi giganteschi. Problemi molto più grandi di noi, così grandi da non sapere come fare a gestirli. E noi ci sentiamo piccoli e indifesi. Salva Diritti abbiamo imparato a difenderci in diverse situazioni, ad esempio quando viaggiamo su un treno, non sempre gli spostamenti sono così tranquilli. O quando chiediamo un prestito, spesso gli interessi che ci vengono imposti sono molto più alti di quelli che crediamo di pagare. Avete mai saltato il versamento di una rata o semplicemente avete pagato in ritardo qualche bollettino della vostra nuova TV? Probabilmente non avete mai sentito parlare di banche dati pregiudizievoli e centrali dei rischi. Accertatevi allora che non ci sia anche il vostro nome nella lista dei cattivi pagatori. Quando chiediamo il rilascio di una carta di credito, apriamo un conto corrente, stipuliamo un mutuo o accendiamo un finanziamento, la banca o la finanziaria, prima di concederlo, controlla la nostra affidabilità. Lo fa interrogando le centrali rischi, banche dati che forniscono informazioni dettagliate sulla solvibilità dei clienti. Ne esistono di pubbliche, gestite dalla Banca d'Italia, e di private, note collettivamente come SIC, Sistemi di Informazioni Creditizie. Consentono agli istituti che ne fanno richiesta di conoscere i vostri impegni finanziari passati e in corso ed eventuali irregolarità nei pagamenti. Se ad esempio non avete pagato le rate del mutuo, il vostro nome confluisce nella blacklist dei cattivi pagatori. Una volta finiti in questa lista nera è difficile uscirne, anche dopo aver estinto la situazione debitoria. Diventerà quasi impossibile ottenere nuovi finanziamenti, oppure chi li concederà pretenderà un tasso più alto. Oggi, con l'aumento di chi fa ricorso a prestiti di ogni tipo, è più che mai necessario conoscere i propri diritti in relazione ai dati contenuti in queste centrali, in modo da poter intervenire se si riscontrano irregolarità e soprattutto per vedersi garantito l'accesso al credito. È bene sapere che dal 2005 i SIC sono vincolati al rispetto di un codice di deontologia che riduce da 5 a 3 anni il tempo massimo di iscrizione in una banca dati pregiudizievole. Stabilisce che le segnalazioni di morosità possono essere effettuate solo per il mancato pagamento di somme consistenti e introduce il diritto all'oblio. Il creditore, in sostanza, ha il diritto di veder cancellato il proprio nome dalla lista nera trascorso un certo periodo di tempo dall'estinzione del debito. La cancellazione dei dati dovrebbe avvenire automaticamente alle scadenze previste. È comunque buona norma fare un controllo chiedendo una visura a ciascuna banca dati in cui il vostro nome potrebbe comparire. Eviterete così spiacevoli sorprese. Ecco, allora parliamo di prestiti personali. È recentissimo il protocollo sottoscritto fra Regione e 31 istituti di credito per mettere a disposizione più fondi per imprese e cittadini per favorire i prestiti. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso al credito anche a chi ha meno garanzie. Si parla di meccanismi alternativi per valutare l'affidabilità creditizia. Di quali meccanismi si tratta? Sì, in realtà è un accordo che non è che mi piaccia moltissimo, nel senso che sono poi esclusi i veri destinatari di questo accordo, cioè le famiglie. Non c'è concertazione, è un accordo fatto tra banche e Regione Puglia, ma le associazioni dei consumatori o chi comunque potrebbe rappresentare famiglie e imprese rimane estraneo a questo accordo tecnico. Non credo poi che il problema sia sempre quello di pensare a come erogare più credito. Il problema dovrebbe anche essere come
cercare di erogare un credito che costi di meno e magari come recuperare una cultura del risparmio e dell'investimento. Perché un accesso più agevolato al credito potrebbe essere anche un boomerang per le famiglie. L'accesso al credito comunque è in realtà per le famiglie un accesso al debito, nel senso che diventi debitore di qualcuno e quindi devi restituirlo. E quindi è giusto che ci sia una politica sana e che quindi il debito venga contratto soltanto quando realmente serve. Ecco, una volta che abbiamo il contratto fra le mani, a che cosa dobbiamo prestare più attenzione? Innanzitutto a non firmarlo frettolosamente. Non dimentichiamo che chi ha scritto il contratto ha avuto tempo, tanto tempo per scriverlo e lo ha scritto pensando a tutti gli effetti che quel contratto può produrre. Per cui non è una buona regola quella di firmare il contratto senza averlo prima letto. Direi che forse la buona regola è quella di prendere un contratto, leggerlo con calma, farselo spiegare se non si è in grado di capire alcune clausole, ad esempio le clausole cosiddette vessatorie, quelle che comportano una compressione dei diritti della parte più debole, del consumatore, delle famiglie, e poi firmarlo dopo, quando cioè il contratto è stato interamente e pienamente capito. E quali garanzie dobbiamo prestare? Dunque, noi dobbiamo innanzitutto guardare alla durata del finanziamento, perché questo consente di operare una pianificazione della vita familiare. È chiaro che un finanziamento che dura più a lungo rispetto a uno che dura più a breve condiziona anche scelte future della famiglia. Dobbiamo poi guardare al costo effettivo del contratto di finanziamento, che come dicevo prima non è il TAN, che indica semplicemente il tasso nominale, ma dobbiamo guardare al TAEG, cioè la differenza tra i soldi che chiedo in prestito e quelli che dovrò restituire, rendersi conto di quanto pesa questo finanziamento, non solo in termini di rata mensile, ma in termini proprio di costo del finanziamento. Ecco, appunto, punto cruciale, i nostri interessi sono calcolati effettivamente sul prestito richiesto? Questa è una bella domanda, perché? In realtà, e questo lo abbiamo riscontrato in diversi casi, ne ho qui uno che ho portato di finanziarie, spesso vengono imposte delle spese piuttosto salate, ad esempio per condizioni di finanziamento, per commissioni accessorie, spese assicurative, per cui nel contratto che sto leggendo in questo momento abbiamo alla fin fine una somma erogata al consumatore di 20.605 euro e qualche spicciolo a fronte di un costo del contratto di 42.000 euro, con il tasso di interesse che però non è calcolato su quei 20.605 euro, ma sui 42.000 euro. Calcolo di interesse ai fini della determinazione del tasso soglia antiusura. Meccanismo riconosciuto questo possibile da istruzioni della Banca d'Italia. I risparmi si mettevano sotto il materasso, solo i più intraprendenti li investivano nel mattone. Ma la gestione del denaro destinato a fronteggiare le spese quotidiane si è notevolmente semplificata grazie al conto corrente e ai servizi ad esso collegati offerti dalla banca. Ce l'avrai quattro soldi. Il conto corrente consente al titolare di disporre a piacimento in maniera semplice del proprio denaro. Aprire un conto presso una banca o la posta oggi significa poter disporre il pagamento automatico delle rate del mutuo o delle bollette, vedersi accreditato lo stipendio o ricevere bonifici. Il tutto a fronte di spese minime che in qualche caso si limitano alle sole tasse, cioè a circa 30 euro l'anno. Il guadagno in termini di sicurezza e semplificazione nella gestione del denaro è evidente, nonostante l'interesse attivo concesso dalla banca sia così modesto da non bastare nella maggior parte dei casi neppure a compensare il tasso di inflazione. Diverso il caso dei conti correnti online, che assicurano tassi di interesse più elevati, a fronte di una serie di limiti, tra cui la diffidenza del correntista ad affidarsi a una banca virtuale.
Nella maggior parte dei casi, al conto corrente è collegato un bancomat o una carta di credito, che rende ancor più semplice ritirare il denaro anche quando la filiale è chiusa o fare acquisti senza maneggiare contanti. Certo, per ogni optional la banca chiede il pagamento di un canone e per ogni operazione effettuata di solito addebita una commissione. Le condizioni di un conto corrente però sono negoziabili e possono essere adeguate alle proprie abitudini di spesa. Ad esempio, spendere denaro che non si possiede, cioè andare in rosso, è un'operazione che costa tanto, ma può essere concordata con la banca stabilendo un fido, utile per far fronte ad esigenze specifiche. Per aiutare il cliente a controllare i propri movimenti di denaro, la banca invia di solito ogni trimestre l'estratto conto, un ragguaglio dettagliato su entrate e uscite. Uno strumento utile di cui però non ci si deve fidare ciecamente. Meglio controllarlo e nel caso di errori o addebiti ingiusti presentare alla banca un reclamo scritto entro 60 giorni. E se si trovasse una banca che offre condizioni migliori della propria? Il decreto Bersani ha reso più semplice chiudere un conto e aprirne un altro, imponendo alle banche l'estinzione del rapporto gratuita. Ma la prudenza, quando si tratta di denaro, non è mai troppa. Allora, sempre meglio controllare che la banca non addebiti comunque una spesa, confidando nella nostra buona fede o nella scarsa conoscenza delle leggi. Con lo sviluppo di internet c'è stato un boom nei pagamenti online. Quali sono i rischi in questo tipo di pagamenti? I rischi sono in teoria illimitati. Consideriamo due tipi di rischi. Innanzitutto il prosciugamento delle nostre finanze. Le carte di credito hanno di solito un tetto massimo quando vengono acquistate, ma ciascuno di noi ha la possibilità di chiedere in banca un ampliamento del proprio, tra virgolette, affidamento sulla carta. Quindi posso spendere fino a 3.000, 5.000, ma anche 10.000 e oltre euro al mese con la mia carta di credito. Per cui tanto più elevato l'importo disponibile sulla mia carta, tanto è più elevato il rischio che io corro nel momento in cui faccio transazioni non protette su internet. Questo poi è l'altro problema della protezione. In realtà si dice sempre effettuate acquisti sui siti sicuri, ma quando possiamo dire che un sito è veramente sicuro? Allora, per intanto non andare mai su siti poco conosciuti o poco accreditati, utilizzare esclusivamente quei siti che adottano dei sistemi di protezione, qual è la crittografia SSL, lo dico in italiano così ci capiamo subito, alcuni browser, alcuni sistemi di navigazione tipo Explorer usano un marchietto, un lucchetto per far capire che quella transazione è sicura. È chiaro che c'è un flusso di nostri dati che va via e quindi chiunque potrebbe intercettarli e quindi usarli. Le carte prepagate in questo ci vengono incontro? Le carte prepagate ci consentono di subire al massimo un danno pari all'importo che abbiamo caricato sulla carta prepagata. Per cui da questo punto di vista sono assolutamente da prediligere per gli acquisti su internet. È passato qualche mese dal tracollo della borsa e della finanza mondiale, tracollo che ha interessato, seppure in maniera inferiore rispetto agli altri paesi, anche piccoli e grandi risparmiatori italiani. Allora cerchiamo di capire quando usciremo da questa crisi e come evitare di prosciugare completamente il nostro portafoglio. Ci darà una mano in questo il presidente nazionale dell'ADUSBEF, associazione che tutela gli interessi dei clienti bancari, Elio Lannutti, in collegamento video. Benvenuto, presidente. Grazie. I cittadini consumatori come possono difendersi da questa crisi? Dobbiamo informarci e dobbiamo pretendere quelli che sono i nostri diritti. Non dobbiamo fare in modo che ci si indebita anche per cose superflue. Questa ricorsa all'indebitamento, perché l'indebitamento in Italia sarebbe inferiore a quello degli altri paesi, abbiamo visto, no, quello che dicevano, compra oggi, paghi fra due anni, poi quei soldi bisogna pagarli a tassi di interesse anche superiori. Non bisogna indebitarsi, bisogna rifare come si faceva una volta,
i nostri contadini il passo secondo la gamba, perché quel miraggio che si compra oggi e si pagherà fra 2 anni, si accumulano i debiti, tanti debiti, e si fanno fare solo affari loro alle banche e alle finanziarie. Ce lo stiamo domandando tutti, ma fra quanto usciremo da questa situazione? Ci vorranno anni, ci vorranno 2, 3, 4 anni, bisogna vedere anche quali saranno le ricette. Io non vedo ricette serie. Se in questo momento un cittadino volesse investire i propri risparmi, lei dove consiglierebbe di farlo? Noi da sempre abbiamo detto che non bisognava investire nella roulette truccata della borsa né in quella dei fondi comuni di investimento. Ci sono anche i fondi pensioni a rischio oggi. Ci hanno detto che bisognava dare il TFR ai fondi pensioni, anche quelli sono a rischio oggi, basta leggere i giornali. Cioè la previdenza integrativa, nei titoli di Stato. Ma se uno va in banca e anche adesso dice voglio investire in BTP, buoni del tesoro poliennale, sai che cosa rispondono? Compra le obbligazioni bancarie, fanno i loro interessi. L'industria del risparmio gestito, i fondi di investimento, sono di origine bancaria e non lo diciamo noi, lo dice il rapporto di Mediobanca. Chi ha investito nei bot ha portato a casa, diciamo, un rendimento, salvaguardando il potere d'acquisto dell'inflazione. Chi ha investito nel risparmio gestito ha avuto solo tracolli, quindi fanno solo gli interessi delle banche, ancora una volta. Io queste cose le ho scritte nella Repubblica delle Banche in tempi non sospetti. In tempi di crisi economica, cosa fareste di questi 1.000 euro? Un sacco di cose. Non mi viene, forse li dare in beneficenza. Li dare in beneficenza. Mettere in tasca. Più che altro a un'organizzazione cristiana. Beneficenza. Aiuterei mia madre che sta in difficoltà in questo periodo. Mi pagherei la rata del mutuo. Posso vivere con quello che ho. Non ci arrivo manco a fine mese. Li spenderei per cose utili. Io aiuterei i miei 2 nipotini e i miei 2 figli. Mi pagherei le rate della macchina. Le consume di vestiti, di robe. E un bel PC, ma pure qualcos'altro. Si sono rotti gli occhiali, veramente. Dovrei comprare gli occhiali nuovi. Farei qualcosa di buono e poi qualcosina per me la terrei. Sicuramente li investirei per mantenermi comunque all'università. Penso che li utilizzerei per comprare qualcosa per casa, visto che ho preso casa da poco. Ci sono diverse cose che potrebbero interessarmi. Se posso, mi faccio un viaggetto. Beh, io penso che per un viaggio possano bastare, perché poi finiscono subito. Sono pochi. Ci vorrebbe qualcosa in più. E offrire una bella cena a tutti questi amici. Così ci divertiamo insieme e stiamo un po' insieme. Perché la vera cosa nella vita è l'amicizia. E una piccola rivista francese ha ricostruito la storia di un trentenne sulla base delle sue informazioni e delle sue foto che ha pubblicato, che ha messo in rete. Questa persona ha voluto fare causa, ma non ha potuto perché le informazioni erano di dominio pubblico. Che cosa succede? Sì, in realtà niente di nuovo sotto il sole, è un vecchio giochetto che qualche anno fa si faceva con la movimentazione delle carte di credito. Quello che siamo portati a non considerare che nel momento in cui pubblichiamo qualcosa sul web rimarrà una traccia indelebile di quello che abbiamo pubblicato. Quindi anche quando noi cancelliamo le foto, ad esempio su Facebook, non esiste l'oblio informatico. È bene che su questo ci sia una chiara comprensione. Le licenze d'uso di questi programmi come Facebook o come YouTube autorizzano questi soggetti ad utilizzare il materiale che pubblichiamo, accederlo a terzi. Sostanzialmente noi cediamo il copyright della nostra immagine, dei dati che pubblichiamo, e li cediamo su scala mondiale.
capitare di avere una controversia con Poste Italiane. Per evitare di rivolgersi al giudice potrebbe essere utile ricorrere alle conciliazioni. Per questo l'azienda ha sottoscritto un protocollo con 18 associazioni di consumatori. Abbiamo con noi in collegamento video la responsabile di Poste Italiane per la Puglia, Basilicata e Molise, Letizia Carbonari. Benvenuta, dottoressa. Salve, grazie per l'invito. Dottoressa, qual è la prima cosa da fare per avviare questa procedura e ci sono dei costi da sostenere? No, la procedura di conciliazione è totalmente gratuita. Per attivarla, nel momento in cui il reclamo che sia stato presentato dal cliente non abbia avuto risposta, oppure non si ritiene soddisfacente la risposta ricevuta, basta compilare il modulo di conciliazione che è disponibile presso tutti gli uffici postali. Lo stesso modulo può essere anche scaricato dal nostro sito www.poste.it oppure può essere ritirato in una qualsiasi delle associazioni aderenti. Oltre alle conciliazioni, parliamo di inconvenienti che purtroppo spesso accadono, come ad esempio gli anziani che vengono derubati all'uscita della posta quando ritirano la pensione. Per questo Poste Italiane che cosa ha fatto? Noi abbiamo il servizio di accredito della pensione sul libretto piuttosto che sul conto. Consideri che questo servizio è gratuito e richiedibile presso i nostri sportelli. Consideri che se l'accredito è fatto sul conto corrente, mediante la carta Postamat, il pensionato può prelevare fin dal primo giorno parte o tutta la pensione, non solo presso l'ufficio postale, ma anche presso gli ATM. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Quando fa la spesa, preferisce acquistare cibi freschi o surgelati? Solito freschi. Surgelati. Freschi. Rigorosamente freschi. Surgelati in emergenza, ovviamente. Perché non c'è il tempo per andare a fare la spesa. Freschi. Surgelati. Solo freschi. Cioè, mi piace prendere la roba fresca. Surgelati. Perché? È perché io e mia moglie lavoriamo tutti e due. Cibi freschi. Perché? Penso che sono migliori. Mi danno più fiducia. Perché ho più tempo da dedicarmi anche per la cucina. Poi penso che le caratteristiche nutrizionali siano più buone. Comunque il fresco dopo qualche giorno non va più bene. Io sono, diciamo, anziana e vado coi metodi tradizionali. Perché scegli il surgelato? Perché non so cucinare. Io, mia madre è anziana e non voglio che cucini molto. Oddio, c'è anche roba surgelata che è buona, ci mancherebbe. La qualità la trovo personalmente buona. Sono più economici, sono più pratici e costano meno. Il pesce fresco, non surgelato, ma è ovvio, e costa di più pure, no? L'unica cosa che compro sicuro surgelato sono i gamberoni, perché quando vado alla pescheria, la pescheria mi dà i gamberoni e poi mi dà la mazzata dietro al collo. Ormai mangiamo da così tanto tempo surgelati che la differenza tra fresco e surgelato l'ho quasi dimenticata. Che bontà, ma che bontà! Allora, ora tocchiamo una nota dolente, cioè le tariffe. Leggo una mail arrivata da Foggia dal signor Marco. Scrive: ho telefonato dal cellulare al numero di un collega che pensavo corrispondesse al mio stesso gestore. In realtà, dopo la chiamata, mi sono reso conto che non era così e quindi la mia ricarica si è prosciugata. Per evitare questo, come si fa a sapere qual è effettivamente l'operatore che ho chiamato? Sì, ho visto queste email che mi avete passato. C'è un numero universale che conviene anteporre prima del numero che stiamo chiamando ed è il 456. Quindi 456 più il numero del destinatario. Otteniamo una risposta e ci viene detto se la persona che stiamo chiamando ha il nostro stesso gestore telefonico oppure no. Altri gestori hanno invece dei numeri dedicati che si aggiungono a questo numero, che è un numero universale. Ad esempio TIM ha il 4884, Vodafone il 454, sempre seguito dal destinatario della nostra telefonata. È l'unico modo che abbiamo per capire se la nostra tariffa convenzionata, magari con chiamate verso lo stesso gestore, vale per quella telefonata oppure no.
Allora, ne abbiamo parlato prima con Landi. È recente la notizia che l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato ha multato due note compagnie telefoniche per aver aumentato le tariffe senza aver informato i clienti e anche per la vendita illecita di suonerie. A questo proposito lo staff giuridico di Salvadiritti ha predisposto dei moduli per questo. Sì, abbiamo predisposto dei moduli, ho predisposto dei moduli che abbiamo pubblicato sul sito nella sezione telefonia fissa e mobile per chiedere il rimborso. C'è diritto al rimborso. Nel primo caso perché sono state aumentate delle tariffe non preventivamente concordate o comunque accettate dall'utente, dal consumatore. Nel secondo caso la sanzione dell'antitrust ha condannato le imprese perché in realtà scaricare una suoneria comportava la sottoscrizione di un contratto e quindi una sorta di abbonamento per cui ogni settimana mi arrivava in automatico l'addebito per l'acquisto di una nuova suoneria. Questa pubblicità non era trasparente, per cui il consiglio è prima di scaricare una suoneria, prima di accettare con un click, leggiamo il contratto e leggiamolo con attenzione. Questo primo Salvadiritti Replay finisce qui, ma le vostre richieste sono tante, quindi vi aspetto la settimana prossima con il secondo e ultimo speciale. Perché la strada che un consumatore deve percorrere per tutelarsi è spesso in salita e senza Salvadiritti inesorabilmente, lentamente, è facile andare incontro.